dipendenti dello stabilimento chiuso a Bergamo hanno chiesto più volte di incontrare l'arcivescovo Carlo Caffarra, trovando sempre porte chiuse. Così i quattro operai ci riprovano. Prima suonano al cancello della curia e poi chiedono udienza all'usciere. Volevamo parlare, chiedere udienza al cardinale, con qualcuno che ci diceva. Indipendentemente che se anche ci fosse, che non c'è nessuno comunque, senza appuntamento. Non si può. E se uno muore di fame? C'è la Caritas. La verità è che il caso FAC imbarazza parecchio la curia. Lo ammette, a telecamera nascosta, questo esponente del clero bolognese. Comunque, appunto, l'idea che passa è che comunque la diocesi è vicina. E questo è impossibile da sfatare. Imbarazzante, no? E questa faccenda qua non lo sa niente nessuno di fare, forse non vuole. Noi ce ne sono. Forse lui. Monsignor Gianluigi Nuvoli è il cassiere della curia, il prelato che mette nel bilancio della diocesi i dividendi della multinazionale dei cancelli. Noi cerchiamo di seguire quella che si chiama la dottrina sociale della Chiesa. No? Un'azienda che prevede il licenziamento. No, aspetta, bello. E la delocalizzazione. Aspetta, bello. Nel 2014 l'azienda di proprietà della curia di Bologna ha sviluppato un fatturato di 335 milioni di euro. Naturalmente questi 335 milioni, dicono a tutti, di fatturato, non è, non è che vengono in casa certo, anche perché poi devi togliere le spese, devi togliere gli stipendi agli operai, ovviamente, no? Devi togliere anche meno operai hai. Aspetta, stipendi paghi e più guadagni. No, sta a ascoltare però. Date. Ci sono 50 persone che sono adesso in cassa integrazione. E che non sono contente, no? Come ovvio che sia. Beh, questo poi è una cosa che ha preso in mano Salvini per fini elettorali. Non mi scandalizzo perché intanto tutti però non la butti, in politica. No, ho detto che gli operai non sono contenti e lei mi risponde con Salvini. Attento. Signore, stia sul punto. Sto sul punto. 50 persone sono state mandate a casa dall'azienda di vostra proprietà. Perché? Per delocalizzare in Bulgaria. Quindi in nome del profitto. È questa la dottrina sociale della Chiesa? Cioè, l'impresa deve fare profitto. Il profitto della FAC significa, per la curia, un dividendo da capogiro. 5 milioni. 5 milioni. Sì, sì. Ho molto piacere di avervi incontrato. Attenzione. E vi saluto. No, mi scusi. Vedi che le devo ancora chiedere, perché lei, se non sbaglio, sulla questione della FAC è anche indagato, no? Sì, Monsignor Nuvoli è sotto processo, insieme al presidente del CDA della FAC, Andrea Moschetti. Secondo la procura, il sacerdote e il manager avrebbero messo in scena delle finte frazioni a Villa Manini. L'obiettivo sarebbe stato quello di simulare pressioni per mettere in cattiva luce i familiari di Manini, cioè gli altri pretendenti all'eredità FAC. Sì, mi accusano di aver fatto una simulazione di reato. E ci sarà il processo il 3 di novembre. Poi vedremo, insomma. Io in coscienza sono pulitissimo. Poi, amen. I 5 milioni che avete incassato l'anno scorso, no? Suddivisi sui 50 persone che sono state mandate a casa, non avrebbero alleviato le loro difficoltà economiche? Può anche essere, non escludo che ci siano dei provvedimenti da parte dell'arcivescovo. Parlate di famiglia. Sì. Di accoglienza, di solidarietà, di dignità della persona, ecco. E poi ci mandate a casa per speriamo aprire che uno la cosa si risolva abbastanza per aprire uno stabilimento in Bulgaria. Ma no? Qui abbiamo dato retta, cioè Manini ha dato retta a Salvini, no? Quante volte Salvini ha detto che bisogna farli stare a casa e aiutarli a casa. Non scarichi su Manini, che come si dice, la conclusione, la buon'anima del Manini. La conclusione è che tu vuoi che io dica: oh, come avete ragione voi della gabbia, oh, come siete bravi. Mi dispiace, non vi do la sufficienza. Arrivederci. Perché noi non le diamo la soluzione, monsignore. E noi non le diamo la soluzione, monsignore. Se non me la date voi, me la darà qualche un altro. Su quello non c'è dubbio. Tutto fatto in casa.